sono Luca Lastrucci, amministratore delegato di Powersoft, azienda nel mondo dell'audio professionale italiana, quindi progettazione, produzione, base a Firenze e Scandicci. Deva è un prodotto un po' diverso dai prodotti che normalmente Powersoft sviluppa, prodotto che integra varie tecnologie, tecnologia dell'audio, tecnologia del video, tecnologia della connettività, e quindi è un prodotto multimediale per applicazioni da installazione. Non è l'amplificatore o il modulo che normalmente Powersoft sviluppa, e quindi è una diversificazione in un altro settore. Che cos'è il DEVA? DEVA nasce per la diffusione audio, quindi è un oggetto ottimizzato tutto e per tutto nella prestazione audio, ma è anche ottimizzato dal punto di vista dei consumi. E quindi è ottimizzato dal punto di vista delle prestazioni audio, ma anche dal punto di vista delle prestazioni dei consumi. Questo è fondamentale, quindi abbiamo lavorato tantissimo in queste funzionalità, perché è un oggetto completamente wireless, non ha cablaggio, non ha cavi di alimentazione, non ha cavi per portare il segnale audio, perché è autoalimentato dal pannello solare e la parte audio viene distribuita tramite wifi. Parchi, musei all'aperto, campi da golf, ambiente cittadino, diffusione appunto in piazze, in alcuni casi ce lo chiedono ai fini della sicurezza in ambienti pubblici, stiamo certificando, e comunque sia viene utilizzata ai fini della sicurezza per monitorare ambienti principalmente. Un'altra applicazione per esempio è per il rental. Rental anche è un oggetto che è facile da installare, non richiede cablaggio, quindi dovendo allestire velocemente, facilmente un ambiente dove si vuole fare diffusione, questo è l'oggetto, un oggetto portatile che viene preso, attaccato su un palo, appeso a un palo, a un albero, a un muro, da lì in poi può suonare. Come lo controllo? Lo controllo da una postazione PC o con un tablet o un portatile, e da lì posso definire zone, aree su cui dare messaggi, specializzare aree con certe prestazioni, con certe messaggistiche, oppure posso fare anche streaming in tempo reale, quindi da un microfono posso distribuire messaggi ai vari diva distribuiti su un'area anche molto ampia. Una caratteristica importante è che posso configurare i diva in modalità mesh, quindi come sappiamo la wifi ha una copertura limitata comunque di 200 metri massimo, ma ogni diva può essere un ripetitore di segnale, quindi posso estendere la rete wifi in maniera diciamo indefinita anche su grandi parchi, grandi estensioni. Questo è il prodotto diciamo con cui abbiamo iniziato la serie per il mondo installativo. È un prodotto che deriva dalla nostra serie affermata K, diciamo, con due canali equipaggiato con o senza DSP di prodotto di alta qualità nella versione installazione. Ordinato in 8 canali più di potenza più contenuta, 150 watt a canale, con ovviamente PFC, tutte le caratteristiche tipiche del prodotto da installazione, quindi per andare a prendere la parte un po' più bassa del mercato dove la potenza non è così importante, però ha anche l'opzione 80 volte 100 volte. Con una sistemazione abbastanza ingegnosa per opzionare l'alta tensione, manovrando da questo sportello il plugin del trasformatore di uscita, quindi uno può configurare o meno il canale o a bassa impedenza o alta impedenza, semplicemente rimuovendo questo sportello. Mancava la parte di alta potenza, 8 canali, 4 canali e 8 canali, quindi andiamo 4x4, che è già un prodotto diciamo di una certa diciamo complessità. In termini di potenza siamo superiori al kilowatt a canale, 1,5 kW in questo caso,
e successivamente abbiamo fatto la versione 8 kW complessivi e 12 kW complessivi, che diciamo che è molto completa tutta la gamma, perché qui siamo già a livelli molto elevati. C'è un'opzione DSP disponibile e anche una soluzione, diciamo, Ethernet e Dante, per cui diciamo che diventa un prodotto che completa tutta una famiglia, e speriamo di avere un nuovo mercato, perché PowerSoft era principalmente orientato a live.